Ambrogio, che fa? Oh cazzo, è morto. È morto. Bella a tutti ragazzi e benvenuti, sono il vostro Mighty Mars. Oggi siamo su Survivalist Invisible Strain, un gioco di zombie, perché questo gioco vi fa fare tanti zombie dalla sedia. Avevamo messo un par di tende, avevamo trovato Tristan, il nostro amicone, e quindi ripartiamo da qua. Ok. Questo in rosa è un nostro amicone Vendor. Ho provato a corromperlo, ma purtroppo non viene con noi. E vediamo cosa gli possiamo fendere. Il semino me lo tengo, che non si sa mai. Questi me li tengo. Io posso mettere in pausa mentre... No, sono in magazzino. Questo mi serve, questo mi serve. Questa mi serve, questa mi serve, questa mi serve. Le croci me li tengo perché se devo fare un salvataggio di emergenza. Oh, arrivano. Questo è un mini orda di zombie. Ok. Oh, ma tutti a me! Ma guarda quanti ce n'è! Ma questo pezzo! Ragazzi! E questo qua è il ballerino! Piglialo! Guarda che non lo prende! Cioè, questo è già stanco, non l'ha preso mezza volta! Oh! Oh! Piglialo! Meno male che c'era l'oro, sennò questo era bello che è morto! Possiamo anche depredare lo zombie, ma io lo raccolgo perché i cadaveri oppure che attirino altri zombie, perché uno zompo tira l'altro. Comunque, beh, ottima prestazione, Tristan, eh? Sei un ganso, devo dire. Depreda. Abbiamo un po' di vestiti, va. Adesso fa il ballerino. Ma vabbè. Facciamo finta di nulla. Qui c'è una pietra. E fuori zona. Ah, perché fuori zona? Come fuori zona non posso raccogliere? Che avevamo impostato la zona per non fare andare a giro le persone quando noi le controlliamo. Il vendor se n'è andato? Si è offeso? Ah, sono là che si stanno chiacchierando allegramente. Dai, 3 ore per trasportare 3 zombie, su. Questa è in fatica continua. Dai, mamma mia. Poi credo che dopo un po' i corpi svaniscano, eh. Questo rosso. Un altro zombie che forse l'avevamo ammazzato prima. E sta arrivando anche la neve. La neve, ragazzi, non è un buon segnale perché con la neve non possiamo coltivare. A parte crepiamo di freddo, una roba continua. Cerca. Allora, se lui mi aspetta un attimino, decido se ho qualcosa da vendergli. Altrimenti no. Cioè, nel senso, se mi aspetta, le bottiglie mi servono comunque. Anche perché poi il fiume tende a congelare. Cioè praticamente non abbiamo una ceppa. Vendo? Baratta. Sì. Allora, la scatolettina di tonto mi serve e la tenda mi serve. Almeno quei poppicorni mi serve perché dà più uno di agricoltura. Il cappello. Un po' di vestiti da zombie. Uno te lo posso anche dare.
Le pistole me le tengo perché poi se entrano altre persone nel gruppo le devo armare. Il romanzo giallo mi servirebbe però. Perché poi se devo corrompere qualcuno. Vabbè ragazzi, tanto lui non viene, ci ho provato. No, 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 no. Non viene nel gruppo perché lui stesso fa gruppo. Quindi. E adesso voglio piazzare la tenda. Le frecce ne abbiamo 6, quindi per il momento facciamo così. Le munizioni trasferisci la metà. Questo serve per costruire, quindi ce lo teniamo. Questo lo diamo qua. Questo lo diamo qua. Il ceppo. Che meno ragazzi, meno roba vi portate e più ne raccattate. Però bisogna anche stare attenti poi se hai bisogno di qualcosa e nello zaino non c'è niente, diventa difficile. Va bene, te intanto fai una cosa. Hai la tenda, apri tenda, metti tenda, monta tenda. Ma ne arrivano ancora? Ma che cos'è? Dov'è il vendor? Ancora? Ma li abbiamo fatti fuori adesso? Qui ragazzi, sta in due cima. Dove andate? No, 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 no. Maledetti. Aiuto. Bimbo. Seguimi. Anzi, voglio lui. Ma di farcela, eh. Abbiamo anche salvataggi contati, quindi non possiamo fare tanti ganzi. Guardali, guardali. Forse uno è morto. Dai, piglialo però. Due è morto. La katana è forte comunque, eh. Non so se è una delle armi più forti da taglio. Gli dai una mano. Non ha più fatica, quindi non gli fa più danno. Cioè non ha più. Non ha più stamina, diciamo. Sì, però ragazzi, non è che possiamo sopportare un attacco ogni 5 secondi, eh. Io li lascio lì un attimo perché posso stare avanti e indietro. Bisogni, necessità. Lui ha parecchia fame. Mangia. Ha un po' di sete. Lui da trasferire nella cassa non ha niente, vabbè, c'è un po' di fiammiferi. Sonno. Perdita di sangue alta. Ragazzi, ma hai dormito 70 anni e ancora non ti sei ripreso? E smetti di seguirmi. Dove sono le tende? L'ho già perse le tende qua. E ti dormi. Io la vedo male. La vedo malino. È vero che lui non recupera una ceppa, questo sta in ipotermia. Ha una fame che ha un sonno che crepa. Quindi facciamo così a sto punto. Vai a letto. E le cose le fai te allora, perché prendiamo l'ascia anche a lui. I cerini li mettiamo qua. E ancora. Oh, ma l'ho fatti fuori ora. Ma ne arrivano altri. Ma che cazzo? Ma non è possibile, non si può. Ma ora l'ho fatti fuori, basta. Ma che cos'è? Ragazzi. Seguimi. A me come mi toccano, sono morto.
E mo' gli sparo, perché a me mi hanno rotto le balle, loro qua. A parte che io stelline con abilità con l'arma non ne ho. Guardali, guarda. Dai, che uno non è venuto. Uno non è... Torna indietro, che uno sta a casa sua, non è venuto. No, no, no. Mamma, zompi. E molla. Dai, prendilo, prendilo, maledetto te, guardalo! È morto, imbecille. Anche game over. Ma game over, ma non mi puoi mandare uno zombie al secondo, maledetto gioco. Sì, ora si riparte da qua perché abbiamo i salvataggi contati. Ora però ti frego, perché io vado via, voglio vedere se vado via cosa fanno. Andiamo a reclutare questi. Allora, abbiamo bisogno. Chi è quello messo un po' meglio? Ciao. Sono qua per commerciare. Questi sono in mutande praticamente. Minchia, hanno fatti fuori tutti loro, sti zompi. Come va? E come ti senti? Sto bene. Qual è la tua opinione su di me? Non ti conosco, non so chi sei. Ti do. Oh, anche qua, ma non è possibile. Aiutiamo, aiutiamo. Eh? Hai visto se non c'ero io? Che ne dici niente noi? Ah, si è unito perché peggio non può andare, quindi. Non è che sia molto, molto positiva la cosa. Brady Ardin. E comunità, vediamo un po'. Tiro con l'arco, arma da fuoco altissimo. E tiro con l'arco anche buono. Non male, mi serviva. Lui, no, no. E dove va? Dove vai? Oh! Dove vai? Ma lascia fare! Perché prende iniziative? Casino. Ma poi scuse, dove sono? Ma smetti di seguirmi? È andato per i capperi suoi. Mica tanto smetti di seguirmi, eh? Il problema è che abbiamo un'altra bocca da sfamare. La tenda l'abbiamo presa o manco quella? Neanche la tenda abbiamo preso. Tacci loro. Aspetta un attimo, dove vai? Questo gioco mi stressa. Ambrogio! Che fa? Oh cazzo, è morto. È morto. Oh, si trasforma. Ora, oh, famo fuori, siamo tre. Che fanno? Ragazzi, siamo in tre, ce la facciamo? Chi è? Ercole? Maciste? Che c'ha addosso questo? Oh! Caputtana, sei matto? Ah, unisciti a noi a questo punto. Vabbè. Oh, un attimo di tregua, su. Unisciti a noi, no? Sei rimasto solo, qual è il tuo nome? Come ti senti? La vita va avanti. Vuoi un regalo?
Dietro. Che ne c'è niente a noi? Ma allora va. Allora mi fai rubare, ruba tutto. Sperando che non si incavoli, se si incavola chi se ne frega, perché ho bisogno di sta roba. Guarda la roba! Guarda la roba! Allora, no, che fa? Dovrà poi lavorare per me. Vai! Oh! Oh! Aiuto! Bravo, bravo, zompalo, zompalo! Ma quell'altro che cazzo fa? Dove è andato l'altro? Quell'altro imbecille! Io non ho un'arma, porca puttana. Oh, corri, imbecille! Ma dov'è quell'altro? Quell'altro idiota mi viene a dare una mano, rincoglionito. Sì, meno male c'è il tiro con l'arco, te, eh. Su, pestalo! Dammi una mano, maledetto te! Guarda, guarda che coglione! Guarda che coglione! Zero munizioni, vaffanculo. Sì. Poi. Guarda, non ce la fa! Che puttana, oh! È possibile. È contento, stronzo. Che vuole questo? Che fa? Sei ferito, su. Mamma mia, che casino. E ora arriva anche quell'altro. Allora, scambiamoci le provviste. Prendi almeno la pistola e un po' di munizioni e usale. Ok? Ora arrivano anche quell'altro. Seguimi. Seguimi. Dai, dobbiamo superare anche questi, eh. Una testa. Ma perché si velocizza? Scusa, quando incontra gli zombie. Piglialo! Su! Mamma mia! Io non sento sparare. E quell'altro se ne va. Dacci la mano! Madonna che fatica. Oh. Allora, venite tutti. Su. Porca. No, ma così ragazzi è ingiocabile. Dov'è il morto qua? Così è ingiocabile. Cioè, abbiamo 700 zombie nell'accampamento. Cerca. Allora. Questo è leggero. Questo è pesante. Indossa, questo glielo butto. Nel senso lapo del termine. Questo lo prendo, questo glielo mollo. Questo, i salvataggi. Questo. Io salverei anche qua perché è passato poco tempo, ma abbiamo sofferto come cani. Ok, poi te che non è nulla, vieni. No, no, non la... Prendi tutto. Prendi tutto. E lui si è già indossato tutto, va bene. Poi depreda. Lo molliamo qua.
Lui è senza niente. Seguitemi, eh. Che fa? Perché va basso? Si è cacato nei calzoni? Ah, le ginocchia, non ci credo. Si è spappolato le ginocchia. Va bene ragazzi, basta, basta. Concludiamo qua questo terzo gameplay perché è stato massacrante. È successo di tutto e di più. Abbiamo subito 3 assalti zombie nei primi 10 minuti di gameplay. Il vendor è diventato zombie, quello si è spappolato le ginocchia, di tutto e di più. Comunque ragazzi, speriamo che non sia tutto così, perché se no non si fa vita. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti! Mi raccomando ragazzi, like, condividete, commentate, che più vedo interesse, più porta avanti la serie, ok? Ciao a tutti!